Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestensa. Diverse le novità, parleremo di cronaca, di politica, ma anche delle celebrazioni della giornata delle forze armate dell'unità nazionale avvenuta anche a Ferrara lunedì mattina. Poi parleremo di appuntamenti, dei prossimi appuntamenti, tra cui la festa del ringraziamento col diretti, ma anche di quelli passati, come il recente Monsterland in fiera a Ferrara. E poi parleremo anche dei prossimi concerti del Ferrara Summer Festival, ma spazio anche al basket con Ferrara, che ha perso contro Padova. Ma apriamo subito questa edizione con la cronaca, perché un uomo ha spinto a terra un'infermiera all'ospedale di Cento e la ferita e le cure saranno guaribili in 3 settimane. È quanto successo nella notte del 2 novembre, quando un 24enne straniero in preda ai fumi dell'alcol avrebbe citofonato alla caserma dei carabinieri, iniziando ad inveire contro i militari. Affidato alle cure del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale a Cento, dove appunto ha spintonato un'infermiera che gli stava chiedendo di sedersi in attesa del proprio turno. I carabinieri hanno immobilizzato il 24enne e i sanitari lo hanno sedato, arrestato con l'accusa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'uomo è stato poi rimesso in libertà. E ora cambiamo argomento per parlare della crisi della metalmeccanica ferrarese. C'è attesa per l'incontro sulla Berco di Copparo al Ministero martedì, anche per scoprire in questi giorni quale futuro possono avere i 77 dipendenti a rischio licenziamento alla Rex Nord di Masi e Torello. La politica ferrarese intanto interviene così. La crisi del settore metalmeccanico sta mettendo alla prova il territorio e rende evidente la necessità di fare squadra da parte di tutte le istituzioni e della politica in generale, così i gruppi consigliari di maggioranza a Ferrara, dei partiti della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia intervengono sulle situazioni alla Berco di Copparo e alla Rex Nord di Masi Torello. Regione e governo hanno dimostrato di essere presenti, dicono i consiglieri, e l'obiettivo è resistere ai momenti di difficoltà e proporre strategie nuove e più solide per il futuro. Anche i gruppi all'opposizione in Consiglio Comunale, Partito Democratico, Lista Civica Anselmo, Movimento 5 Stelle e la Comune di Ferrara si schierano accanto alle centinaia di lavoratori a rischio licenziamento. Come dicono, le crisi di aziende storiche come Berco, VM, Fox Bompani, la Feroli di San Carlo e i timori per la chiusura degli impianti di cracking che riforniscono il petrolchimico sono segnali preoccupanti di uno scenario economico che concludono solo la buona politica può cambiare. Lunedì 11 novembre il Consiglio Comunale di Ferrara voterà documenti di sostegno per evitare, dicono, la desertificazione industriale del territorio. Martedì 5 novembre scatta il primo bollino rosso in regione dovuto agli sforamenti da polveri e sottili. Sentiamo. Peggiora la qualità dell'aria in Emilia-Romagna e da martedì 5 novembre scatta il primo bollino rosso di stagione per lo smog in tutte le province. È quanto emerge dal bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Fino a mercoledì 6 novembre compreso c'è tra l'altro lo stop ai veicoli diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni con più di 30.000 abitanti. Le misure emergenziali sono previste in seguito alle proiezioni di ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri PM10. In tutti i comuni, oltre alla limitazione dei veicoli, sono previsti anche l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto con residui vegetali, falò, barbecue e fuochi d'artificio, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico in presenza di impianto alternativo e il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Il falso trading online, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, è un fenomeno criminale in espansione che produce un guadagno illecito di milioni di euro, rappresentando nel panorama delle frodi online un fenomeno appunto molto grave. Nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto più di 3.400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Polizia che ha lanciato una campagna contro questo fenomeno. Il testimonial è l'attore Fortunato Cerlino, che sentiamo.
Guadagni facili, minimo sforzo e tutto questo comodamente da casa. Capita sempre più spesso, navigando in rete, di imbattersi in annunci che promuovono piattaforme fraudolente di investimenti online. Per rendere più credibile la proposta, i truffatori spesso creano, con l'uso distorto dell'intelligenza artificiale, video di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della politica o di grandi imprenditori, per pubblicizzare siti di trading online che promettono guadagni milionari. Lo schema è collaudato. Basta iscriversi sul sito e seguire semplici istruzioni. Investire il proprio denaro e attendere pochi giorni perché il capitale si moltiplichi. È così facile in poco tempo vedere quanto aumentano le somme investite che si viene indotti a versare sempre più denaro. Ma quando decidi di monetizzare, capisci di essere stato raggirato. Diffida delle promesse di facili guadagni. E prima di investire online, consulta il sito della Consob o dell'ESMA per verificare che la società di trading sia autorizzata. Se ti chiedono di versare ulteriori somme di denaro per sbloccare i guadagni, non farlo. Se hai dubbi, rivolgiti alla polizia postale, scrivendo sul sito www.commissariatodps.it. Mi raccomando. Questo quindi l'appello contro le frodi online. Ora a Ferrara, per la celebrazione della festa dell'Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate che si è tenuta lunedì. Sentiamo. Lunedì 4 novembre ricorre la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. La cerimonia a Ferrara è iniziata con l'alzabandiera davanti al Duomo e con la deposizione di una corona d'alloro alla Torre della Vittoria. Il primo a prendere parola è stato il generale Luca Maineri, comandante del COA, che dopo aver letto il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato con la bandiera della Repubblica Italiana gli studenti del liceo scientifico Rita Levi Montalcini di Argenta, che hanno ricordato la figura di Don Minzoni. È con lo sguardo rivolto al tricolore che sale sul pennone che celebriamo, come abbiamo fatto poco fa, i nostri momenti più solenni, con la cerimonia dell'alzabandiera che segna la vita nelle basi militari sparse in tutto il mondo. È lo stesso tricolore che servì Don Minzoni, che vestì le stellette come cappellano militare nella Grande Guerra. Una figura che a voi ragazzi dell'Istituto Istruzione Rita Levi Montalcini avete studiato, descritto e fatta vostra. Una figura che pagò con la vita il suo esempio, i suoi valori, estrema testimonianza per le nuove generazioni. La cerimonia è proseguita poi con gli interventi di Martino Ravasio, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Ferrara, Alessandro Balboni, vice sindaco di Ferrara, e Massimo Marchesiello, prefetto di Ferrara, che hanno creato un parallelismo tra i giovani che si sacrificarono per la patria oltre 100 anni fa e quello che deve essere l'insegnamento che devono ricordare i ragazzi di oggi. Oggi, a distanza di oltre un secolo, siamo qui, come loro, a commemorare il sacrificio e la dedizione da loro dimostrata. La guerra, che ha segnato profondamente la loro generazione, deve ricordarci l'importanza della pace, un bene continuamente minacciato, come dimostrano i conflitti in corso in Ucraina e nel Medio Oriente. Dobbiamo impegnarci affinché nessun altro giovane debba mai più affrontare tragedie ed orrori simili. A noi, ragazzi di Ferrara, spetta il compito di difendere i valori di libertà e giustizia, onorando coloro che ci hanno permesso di vivere un paese libero e democratico, e di studiare e di credere ai nostri sogni. Oggi onoriamo anche le Forze Armate, donne e uomini che con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio operano quotidianamente per la difesa della nostra patria. Il nostro pensiero oggi si rivolge a quanti sono ora impegnati in missioni internazionali di pace. Sempre oggi più che mai, in un contesto mondiale caratterizzato da nuove sfide e tensioni, il tema dell'unità nazionale non può e non deve essere considerato solo un ricordo del passato. Deve invece essere una guida per il futuro. Molti dei nostri concittadini risiedono all'estero, portano l'Italia nel loro cuore ovunque vadano. Il senso di appartenenza degli italiani nel mondo, l'orgoglio della propria terra, per la cultura, per la lingua, sono valori preziosi. In questo giorno di commemorazione desidero quindi rivolgermi soprattutto ai giovani, a voi, custodi del futuro. Chiedo di ricordare quanto sia importante appartenere a una comunità, sentire l'onore e il dovere di far parte di una storia comune e di lavorare ogni giorno per un paese che sappia essere giusto. Siate esempio. Questa di oggi è un'occasione per riflettere sul presente e il futuro. Le sfide che affrontiamo oggi richiedono lo stesso spirito di unità e di collaborazione che ha caratterizzato i momenti più difficili della nostra storia. Ai giovani il compito di portare avanti l'eredità dei nostri antenati,
laddove la nostra generazione probabilmente ha fallito. A noi il compito di esortarli e a essere cittadini attivi e consapevoli, a impegnarsi per il bene comune e a contribuire alla crescita della nostra società. La loro energia e il loro entusiasmo sono essenziali per un futuro più giusto e solidale. L'Italia è la vostra bandiera, la vostra fede, la vostra vita. Amate l'Italia come si ama una madre, servitela come si serve un ideale. Così Giuseppe Mazzini rivolgeva un invito appassionato ai giovani a dedicare la loro energia alla costruzione della nazione unita e forte. Viva l'Italia, viva le Forze Armate. Dopo la manifestazione in piazza, si è proceduto in prefettura con le onorificenze al merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato, quest'anno consegnate all'ufficiale Gabriele Anania e ai cavalieri Stefano Ansaloni, Leda Cavicchi Tassinari, Riccardo Modestino, Silvia Paparella, Alfio Pesci e Alessandro Masi. E proprio in centro a Ferrara sono in corso i preparativi per la prossima festa del ringraziamento che Coldiretti e la città si apprestano a vivere il prossimo appunto weekend in centro, con incontri, la messa, la benedizione dei trattori domenica mattina e per tre giorni Piazza Trento Trieste sarà il cuore dell'agricoltura ferrarese. Ma che significato hanno le giornate del ringraziamento a Ferrara? Lo sentiamo direttamente dal direttore di Coldiretti. Le giornate di ringraziamento, devo dire, qua a Ferrara assumono un carattere molto molto particolare. Intanto sono tre giorni organizzati dove diciamo la grande attenzione e sensibilità, ringraziando anche proprio la città di Ferrara, ce la dimostrano coloro che le nostre aziende agricole che sono associate a Campagna Amica vengono sul listone e offrono i loro prodotti in vendita diretta a chilometro zero, con tutte chiaramente le condizioni legate a quello che è il nostro disegno politico sul cibo e sulle produzioni, racchiuso appunto in Campagna Amica. Sono 40 che vengono da tutte le parti dell'Emilia Romagna. Il segnale del ringraziamento è anche dato dalla volontà di Coldiretti di avvicinarsi delle aziende agricole e dei soci di Coldiretti e comunque del mondo, diciamo, agroalimentare, di avvicinarsi alla città, ai cittadini, ai consumatori, perché a piacere che i consumatori abbiano contezza di quello che è il valore del prodotto e del cibo. E all'interno appunto delle giornate, proprio per esaltare queste condizioni, per esaltare i territori, per esaltare gli agricoltori, abbiamo organizzato convegni, che sono assolutamente due di grandissima attualità. Uno sicuramente sulle opportunità che le nostre imprese, che le imprese agricole hanno per poter dare sempre più competitività e lustro alle loro produzioni, e l'altro proprio sul valore del cibo, proprio il cibo che in questo momento qui deve essere assolutamente difeso, deve essere esaltato, anche perché esaltando cibo e produzione poi riusciamo ad avere anche la possibilità di una certa soddisfazione economica. Questa sicuramente è una condizione sulla quale dobbiamo avere grandissima attenzione e dobbiamo sempre comunque dimostrare grandissima apertura. Dovessero sicuramente smettere di esistere i cibi naturali, smettere di esistere gli agricoltori, smettere di esistere l'agroalimentare, credo che perderemmo un pezzo veramente della storia, della nostra capacità, delle nostre anche eccellenze, perché ricordiamo assolutamente che credo che il prodotto, il cibo italiano e la dieta mediterranea siano assolutamente anche certe volte riportate in condizioni sulle quali una concorrenza sleale le mette in una condizione sicuramente di non grande facilità, ecco, nel continuare a essere invece distintivi sui prodotti e su quelle che sono le eccellenze del nostro paese, considerando l'Italia, ma nel nostro piccolo considerando sicuramente Ferrara. Quindi le giornate del ringraziamento hanno proprio queste motivazioni qua e hanno proprio queste volontà, perché insomma tutti gli anni la struttura, con l'aiuto anche della federazione regionale e della federazione e di Coldiretti nazionale, insomma, cerca di onorarle sempre al meglio.
E si è conclusa la 3 giorni di Monsterland, l'evento musicale legato ad Halloween tenuto a Ferrara il 31 ottobre e il 1 e 2 di novembre. Allora, sentiamo com'è andata. Si è conclusa l'edizione 2024 di Monsterland, svoltasi a Ferrara da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre e confermatosi uno dei festival di Halloween più importanti d'Europa. Migliaia di persone provenienti dall'Italia e dall'estero si sono ritrovate in città per Monsterland per i suoi 7 palchi interni e i 5 esterni a Ferrara Expo su un'area di 60.000 metri quadrati e per la cena del party in castello. Una 3 giorni animata da oltre 100 artisti, da scenografie e allestimenti unici nel suo genere, da un ring di wrestling e dallo show Extreme Freestyle Motocross. La line-up di Monsterland è stata l'insegna della trasversalità più assoluta, partendo dalle esibizioni di artisti italiani quali Geolier, Gue, Rose Villain e Tedua, e di protagonisti della musica elettronica quali DJ Ralph, Gigi D'Agostino e molti altri. Monsterland, insieme al Food Festival Cittadino, riporta un comunicato, ha concorso a rendere Ferrara una delle mete italiane preferite da turisti italiani e stranieri durante questo ponte di fine ottobre e inizio novembre, come sottolineato dall'app Trainline, che ha rilevato come Ferrara abbia registrato in questi giorni un incremento di viaggiatori del più 152%, un dato che va associato a quello riportato da una ricerca di Confesercenti SVG, che ha sottolineato come quest'anno il giro di affari per Halloween abbia superato i 200 milioni di euro. E a proposito di eventi, parliamo già della 6ª edizione, la prossima, del Ferrara Summer Festival, che si svolgerà in piazza Ariostea nel 2025. Annunciati i primi 2 nomi: uno è la celebre band metal Slipknot, che tornerà in Italia il 17 giugno 2025 per un'unica data italiana e lo farà a Ferrara. L'altro gruppo, i Judas Priest, i pionieri dell'heavy metal, che si esibirà invece il 1 luglio 2025 sempre in piazza Ariostea. E ora passiamo allo sport, al basket. Vi ricordo Lunedì Sport in onda su Telestense, è disponibile anche sul canale YouTube della TV di Ferrara. Ma se parliamo di basket, invece, Ferrara domenica si è svegliata tardi, per dire così, nella sfida contro Padova 75-66, risultato finale per un secondo KO stagionale che fa male ai ferraresi, che come ha detto anche coach Benedetto, che sentiremo a breve, potevano fare di più, soprattutto a inizio partita. Ma sentiamo il racconto della sfida da parte appunto dell'allenatore della squadra di Ferrara di basket. Paghiamo una partita fatta male, partita male finita peggio. Paghiamo una prestazione al di sotto delle nostre possibilità, paghiamo una gara dove i nostri avversari ci hanno dominato per intensità, per voglia e per continuità. Questo è un campionato dove si gioca tanto sulla voglia, tanto sull'agonismo, e noi probabilmente non l'abbiamo capito. La capacità di reagire alle brutte prestazioni deve essere uno dei nostri principi fondamentali. La capacità di reagire all'inizio brutto deve essere una delle nostre capacità migliori. Dobbiamo renderci conto che questo non è un campionato facile, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo già avuta, l'abbiamo già capito nell'anno passato. Noi oggi, ripeto, è mancata l'agonismo che gli altri hanno messo in campo e non ce l'abbiamo avuto. Poi puoi inventarti qualcosa dal punto di vista tattico per cercare di mettere un po' di sabbia negli ingaggi degli altri, ma non è bastato. C'è la verità che poi alla fine basta poco, cioè è servito a poco quello che comunque abbiamo fatto. La differenza l'hanno fatta l'agonismo e la voglia dei nostri avversari, che hanno meritato una vittoria, e noi dobbiamo tornare a casa con le pive nel sacco e stare in silenzio e zitti per cercare di capire, no di capire, perché abbiamo già capito benissimo qual è il nostro problema, e cercare di reagire e di essere più pronti nelle prossime in casa. Abbiamo giocato anche oggi in casa, bisogna dire anche questo, perché poi alla fine avevamo più gente nostra che non gente di Padova, quindi ribadisco, non si può andare in trasferta e giocare con questa leggerezza. Poi le giustificazioni possiamo trovare mille, se ne vogliamo, mille anche di più. La verità è che oggi dobbiamo cospargerci il capo e di sale, cercare di capire bene che giocare queste partite in trasferta non ci porterà da nessuna parte e dobbiamo essere decisamente migliori di quello che siamo. Poi ripeto, giustificazione se le cerchino gli altri, io onestamente oggi non ne ho,
la squadra deve capire che oggi abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre possibilità. Possiamo perdere a Pordenone perché abbiamo una squadra al nostro livello che può giocare anche bene contro di noi. Oggi qui hanno giocato un gruppo di ragazzi che hanno avuto il merito di avere più voglia di noi. E con questo è tutto, grazie e arrivederci.